Sono Sara Puleo della classe quarta D. Sono Filippo Balistrieri della quarta D. Sono Naomi Russo della prima C. Sono Serena Caltagirone della classe seconda B. Sono Simona Castiglione della quarta A. Sono Miriam Tumminello della seconda B. Sono Davide Vinci Guerra della quarta D. Sono Eloana Dall'Alice della prima C. Sono Eleonora Ciulla della terza D. Sono Leonardo Palmeri della quarta B. Sono Andrea Giovenco della prima C. Sono Angelica Russo della quarta D. Sono Ilaria Portolano della quarta E. Sono Beatrice Arraso della quinta A. Sono Erika Venezia della prima C. Sono Federica Colletti della quarta E. Sono Vittoria Biondo della prima C. Sono Valeria Piazza della quarta E. Benvenuti al videogiornale scolastico dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Tommaso Fazzello di Sciacca. Un progetto nato all'interno di un laboratorio approvato tra le misure sostenute dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, varato nel 2021 dall'Italia per rilanciare l'economia dopo la pandemia del Covid-19. Ed è proprio questo il primo argomento di cui ci occuperemo nel primo dei nostri servizi firmato da Serena Caltagirone, Andrea Giovenco, Miriam Tumminello ed Erika Venezia. Molte scuole italiane hanno aderito all'opportunità offerta all'interno del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di promuovere dei laboratori in diverse discipline all'interno di un progetto contro la dispersione scolastica. Laboratori che dunque puntano ad incoraggiare i ragazzi a partecipare alle attività pomeridiane e a coltivare interessi e a riflettere anche su possibili prospettive lavorative per il futuro. Il nostro laboratorio rientra nel progetto di un giornale d'istituto, che oltre a permetterci di avere un primo approccio con il mondo dell'informazione e sui temi dell'attualità, ci consente anche di confrontarci tra di noi e, grazie alla presenza di un esperto esterno, di sperimentare la nostra capacità di scrivere articoli e di conoscere tutte le nozioni che compongono la professione giornalistica, ricerca delle fonti, stesura di uno scritto, intervista e montaggio di servizi audiovisivi e così via. Abbiamo potuto capire, soprattutto, che la differenza tra un fatto e la sua notiziabilità risiede nel concetto di interesse pubblico. Riteniamo che essere informati costantemente su quello che succede intorno a noi ci permetta di vivere in modo più consapevole e di essere in grado eventualmente di intervenire nei dibattiti e nei confronti con spirito critico e più possibile partecipe. Purtroppo non è alto il numero dei nostri coetanei che si dedicano all'acquisizione di notizie tramite giornali, televisione o qualsiasi altra fonte di informazione. L'Italia è una democrazia e in una democrazia è possibile manifestare liberamente la propria opinione. Nel nostro paese questa facoltà ci è garantita dall'articolo 21 della Costituzione, che è la legge più importante dello Stato. Siamo dunque una società libera. Oggigiorno questo sembra un fatto scontato, eppure in passato non era così. La libertà di espressione dei propri pensieri nei regimi dittatoriali non esiste. Non è esistita d'altronde neanche in Italia, negli anni in cui il paese era governato da un dittatore, all'interno di un regime fascista. 1922-1943, anni nei quali ai giornalisti veniva imposta la censura e ogni articolo, prima di andare in stampa, era controllato dai funzionari del Ministero della Cultura Popolare. Non era consentito dunque pubblicare alcuna notizia che non fosse stata preventivamente approvata dal governo. Oggi, per fortuna, i giornali sono utilizzati non più come strumenti che hanno lo scopo di sottomettere il popolo e di mantenere l'ignoranza in favore della dittatura del governo, ma come strumento libero e completamente indipendente dallo Stato. Qualsiasi individuo è tutelato dall'articolo 21 della Costituzione, che così recita: tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione. La stampa non è soggetta ad autorizzazioni e censure. Ovviamente questo non significa che sia possibile pubblicare qualsiasi tipo di notizia. Occorre infatti verificare sempre i contenuti che vengono divulgati ed essere certi dell'autenticità dei fatti, nel rispetto della privacy e della dignità degli individui. Il giornalista deve osservare tutte le regole anche per evitare di incorrere nei reati di ingiuria, calunnia o diffamazione. Nella storia del nostro paese ci sono stati giornalisti che, per aver semplicemente fatto il proprio dovere, per amore della verità e della trasparenza, hanno pagato con la vita il proprio coraggio. Giornalisti che, in diversi casi, non hanno esitato a sfidare la mafia e che hanno reso pubbliche le crudeltà commesse dalle organizzazioni criminali e che per questo sono stati uccisi. Non solo i giornalisti coraggiosi hanno pagato con la vita. In Sicilia, di cronisti coraggiosi, ce ne sono stati diversi: Mauro De Mauro, Mario Francese e Pippo Fava, su tutti.
ma sono stati numerosi anche i testimoni di altre professioni che hanno pagato il prezzo più alto per la loro scelta contro la criminalità. I magistrati che si sono impegnati contro la mafia sono stati uccisi in attentati spaventosi, come nei casi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ma vogliamo rendere omaggio anche alla memoria di Padre Pino Puglisi, che non era un giornalista né un magistrato, ma un sacerdote esemplare che dedicò la sua vita alla pastorale giovanile, educando i ragazzi secondo il Vangelo vissuto, provando a sottrarli alla mafia. Per questo motivo fu ucciso. E ricordiamo Don Pino Puglisi anche per il suo impegno contro la dispersione scolastica, un fenomeno che riguarda studenti provenienti da determinate condizioni sociali, culturali e deboli economicamente. Avvicinando i ragazzi allo studio, Don Pino aveva l'obiettivo di far capire loro che il vero potere risiede nella conoscenza e che solo questo può consentirci di avere una migliore consapevolezza del mondo intorno a noi. Questa esperienza può essere sintetizzata nella celebre osservazione di Dante Alighieri: «Fatti non foste per vivere come bruti, ma per conseguire virtù e conoscenza». I progetti, come quello da noi condiviso, permettono di testimoniare la battaglia delle istituzioni contro il fenomeno della dispersione scolastica. Ma qual è il valore che la nostra scuola attribuisce al laboratorio giornalistico? Questo è il tema di un'intervista che Miriam Tumminello e Serena Caltagirone hanno fatto al nostro dirigente scolastico, l'ingegner Leonardo Mangiaracina. Ascoltiamo cosa ci ha detto. Quale valore attribuisce ai progetti scolastici finanziati dal PNRR? Allora, io credo che siano una grandissima occasione per migliorare ulteriormente il lavoro che facciamo a scuola. Credo che per la prima volta in decenni la scuola abbia le risorse per finanziare tutta una serie di iniziative che credo arricchiscano la vostra esperienza scolastica in un modo molto, diciamo, importante. Siamo in un momento in cui ci sono delle grandissime risorse economiche e vogliamo far bene, vogliamo che voi ne abbiate il massimo beneficio. Dopo alcuni mesi nei quali lei ha diretto l'Istituto Tommaso Fazzello, che impressione ha del territorio di Sciacca e di questa realtà scolastica? C'è una grande differenza di ricchezza economica, di opportunità, ma anche di popolazione. Se vedete le fasce, se voi volete incontrare i vostri amici che sono all'università o che lavorano eccetera, ne incontrate tantissimi a Milano e forse di meno a Sciacca. Quindi io trovo un territorio in generale che si è quasi arreso, cioè che non combatte, che non c'è quella ricchezza economica. Siamo un territorio in cui, diciamo, che sta invecchiando, dove i giovani arrivati ad una certa età comunque prendono il volo. Guardavo per esempio i figli di tutti i docenti, eccetera, pochissimi sono rimasti, tutti vanno ad arricchire un'altra zona dell'Italia che corre ad una velocità doppia o tripla rispetto alla nostra. In generale invece il mondo della scuola lo trovo molto effervescente, ho trovato una scuola, dico spesso che a livello di, per esempio, di segreteria, di servizi, il personale è molto preparato, addirittura superiore alla scuola dove ero io al nord, dove c'erano magari giovani alle prime armi che dovevano essere seguiti anche se negli aspetti burocratici. Ci vogliamo affidare a voi per fare in modo di darvi quelle competenze che vi consentano, sì, magari di andare fuori, di creare, perché oggi il mondo, no, McLuhan diceva il villaggio globale, è tutto un unico villaggio, però la capacità di ritornare indietro e di mettere dei semi per quello sviluppo socio-economico di cui questo territorio ha grande bisogno. La manifestazione dell'altro giorno sulle terme è stata intanto molto partecipata, tutti eravamo tutti insieme e credo che sia stato un bel segnale della cittadinanza, di vitalità, ecco, c'erano tutti i giovani, devo dire che le scuole hanno fatto una bellissima iniziativa. Cosa pensa dell'opportunità per noi di partecipare al laboratorio giornalismo? Ah, io credo che sia una bellissima opportunità di crescere insieme ai vostri tutor, ai vostri docenti e di svecchiare in un certo senso la scuola da quell'aspetto della trasmissione frontale. Mettersi insieme ai propri docenti, lavorare insieme un progetto, condividere idee, progetti, anche l'aspetto tecnico, significa crescere insieme. Ecco, questo è quello, secondo me, che dovrebbe essere fatto tutti i giorni, anche in classe. La scuola non dovrebbe insegnare quanti milioni di morti ha provocato Hitler, ma come è potuto succedere
che Hitler sia arrivato a fare un disastro del genere in Europa. E domanda, può succedere di nuovo? Cosa possiamo fare noi cittadini per... Cioè, la riflessione critica fa il lavoro bello che facciamo a scuola, non il travaso di contenuti. Su questo vi invito a essere voi a richiederlo. Cioè, intanto i contenuti ci devono essere, quindi siate preparati, noi sappiamo i contenuti. Ma la domanda è, come cresciamo insieme in classe, come io lo dico sempre, come classe dirigente del futuro? Trasmettendo dati o facendo domande e rispondendo in maniera critica a queste domande? Quindi il laboratorio di giornalismo ben venga, perché in queste cose è proprio perfetto per chiedere, rendersi conto in prima persona di quello che succede, intervistare, raccogliere dati. Questo è quello che i ragazzi devono, cioè pensare con la propria testa, utilizzandole le nozioni e non assorbendole e restituendole, che okay, è finito, ho preso 10, me ne vado a casa. Ok. Si ritiene soddisfatto dell'adesione ai progetti contro la dispersione scolastica? Allora, in questo vi devo fare i complimenti, sì, sono molto soddisfatto. Sapete che io sono in contatto con tantissimi colleghi dirigenti in tutta Italia, abbiamo i nostri gruppi, così come i gruppi dei docenti, e vi dico che c'è parecchia difficoltà in tantissime scuole a far partecipare i ragazzi alle attività pomeridiane. Ne parlavo l'altro giorno con lo staff, qui non abbiamo avuto alcun problema. Questo dimostra intanto la vostra, diciamo, il vostro interesse per le attività che vengono proposte, e poi credo anche un buon clima che c'è tra voi, i docenti, i tutor esterni, quindi un buon clima sociale, quindi vuol dire che c'è ancora grande fiducia nella scuola, e quindi di questo come dire, vi ringrazio, anche perché ci consente come scuola di raggiungere l'obiettivo, e anche come nazione di dimostrare all'Europa che i soldi sono ben spesi e diretti a ragazzi che sono anche interessati. La scuola come agenzia educativa, qual è il ruolo è chiamata a svolgere nella direzione, nel supporto alle necessità dei ragazzi? La scuola ha un ruolo fondamentale, cioè allora non c'è apprendimento se non c'è benessere. Quindi io mi accorgo che dopo il Covid c'è una certa debolezza della vostra generazione, diciamo meno capacità di gestire lo stress, gli insuccessi. Vedo che spesso c'è una problematica proprio di chiusura in se stessi, di incapacità di gestire il dialogo con gli altri. Ora, io credo che da un lato la pandemia abbia fatto qualcosa, poi i cellulari hanno una grande colpa, in cui la relazione oggi è in un certo senso falsata, la relazione tra le persone, da questo medium che spesso è motivo di incomprensioni. Quindi la scuola è l'agenzia più importante. Voi avete a scuola dei docenti e delle persone che lo Stato ha messo, come dico in inglese, in charge, cioè in carica, per essere i vostri interlocutori anche per l'aspetto didattico, ma soprattutto per quello educativo, no? I docenti qui sono un surrogato anche della vostra famiglia, perché guardate, non tutti hanno la fortuna di avere una famiglia, diciamo, da mulino bianco, papà presente, mamma presente, cioè, tantissimi possono avere una famiglia che è disagiata o magari non avere uno o due genitori o che sono impegnati. Lo Stato e la Costituzione, questo vi invito a rivederla, eccetera, dice che lo Stato è tenuto a recuperare questi gap, e tutti hanno il diritto di arrivare a livelli più alti. Quindi la scuola ha un ruolo supplente nei confronti di tutti, per consentire a tutti di arrivare ai più alti gradi e di esercitare quel diritto di cittadinanza che oggi vedo purtroppo poco diciamo esercitato, perché se ci fate caso tantissimi messaggi arrivano sbagliati, giornalistici, politici, propagandistici, sensazionalistici, tutti questi influencer, non so se vedete, io noto che c'è poca capacità da parte delle persone di filtrare questo bombardamento mediatico con l'atteggiamento critico. Utilizzate il tempo che avete in classe per discuterne insieme ai compagni e al docente di ciò che vi sta a cuore. Non fa niente se perdete 20 minuti, 10 minuti di greco, di latino, di matematica. Io credo che questi momenti
contribuiscano a creare il gruppo classe, ad aumentare la crescita e a fare in modo di crearvi quello spirito critico. Poi magari ognuno rimane nella sua posizione, però il confronto è sempre... Quindi la scuola, agenzia fondamentale, perché guardate che poi l'università tutto questo finisce. Io ho dei figli che sono in ambito universitario, il contatto con i docenti è raro e si va solo sulla didattica, su quell'aspetto di tecnico, di ripetere, di dimostrare che tu sai quelle cose, ma sotto l'aspetto diciamo della crescita personale, questa è l'ultima opportunità che avete, quindi diciamo, fate fruttare questi anni in cui proprio la persona, ecco, deve venire fuori una bella persona. Diceva Morel, una testa ben fatta e non una testa ben piena. Questo dovrebbe essere, diciamo, lo scopo della scuola, creare delle teste ben fatte. Una testa ben fatta poi farà bene in qualunque cosa, nella scuola, nell'università, sul lavoro, nell'associazionismo, perché mi aspetto che persone come voi poi siano capaci anche di dare un contributo nell'associazionismo. La nostra è una scuola che offre numerosi stimoli anche nel rapporto con l'esterno. È in questa direzione che si inseriscono le numerose iniziative che i nostri rappresentanti di istituto hanno pensato all'interno della settimana dello studente. Un momento che ha ricevuto molta attenzione. Vediamo il servizio. Io devo ammettere che all'inizio ero un po' scettico, a settembre quando sono arrivato ho detto un'intera settimana e quindi come dire, abbiamo organizzato il tutto con un occhio un po' attento e critico. Devo dire che mi hanno sorpreso veramente, un'organizzazione teutonica, incontri interessantissimi, capacità dei ragazzi di seguire, cioè sembra, ecco, in questi giorni sembra che la scuola lavori nella normalità dell'organizzazione. Io avevo detto ai rappresentanti istituto: state attenti perché è una macchina così oleata e perfetta che qualunque aspetto muovi ne smonti un altro e quindi rischi di creare disordine. Mi hanno favorevolmente impressionato. Il dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Secondaria Tommaso Fazzello, Leonardo Mangiarracina, ammette che inizialmente era dubbioso se concedere o meno la possibilità ai ragazzi di organizzare la settimana dello studente. Poi però ci ha ripensato e oggi al nostro telegiornale riconosce di avere fatto bene. I rappresentanti di istituto sono stati eccezionali, ma tutti i ragazzi hanno una maturità, una curiosità nell'apprendere nuove cose, per cui devo dire che sono contentissimo di avere dato il benestare col consiglio d'istituto di aver organizzato questa settimana. Gli incontri sono tutti molto molto ben svolti, è un ingresso dell'esterno dentro la scuola, aspetti sanitari piuttosto che come oggi giornalismo, quindi benvenga, sarà un'esperienza che ripeteremo perché credo che costituisca un arricchimento fondamentale nel curriculum dei ragazzi. E sono diversi gli incontri con il mondo delle professioni organizzati in questi giorni, dal giornalismo alle professioni legali, dalla musica alla fotografia. Uno degli incontri, quello al quale si riferiscono queste immagini, ha coinvolto il giornalista Massimo D'Antoni per conoscere, capire, confrontarsi. Abbiamo incontrato diversi esperti e abbiamo cercato di affrontare tematiche vicine al mondo giovanile come quella del volontariato oppure del rispetto ambientale. E inoltre è un'esperta che sicuramente potrà fornirci una chiave di lettura molto critica rispetto a quello che sta succedendo ai nostri giorni, è proprio l'idea di lotta, che parlerà anche del suo libro Caribù. Tra il liceo classico e il liceo artistico Bonachia sono in corso momenti di approfondimento culturale, compresa la parte sportiva e anche quella della condivisione musicale. Noi all'inizio speravamo che questa settimana potesse riuscire bene, avevamo all'inizio solo delle speranze e tanta determinazione, però abbiamo capito che dovevamo impegnarci, andare fino in fondo soprattutto per gli studenti, perché abbiamo avuto gli anni del Covid e quindi molti ragazzi si sono persi gli anni migliori della loro vita, quindi abbiamo deciso di andare fino in fondo e cercare di realizzare una settimana che potesse piacere a tutti e a quanto pare ci siamo riuscite. La nostra scuola ha aderito al progetto Deputati per un giorno, che ha permesso a diversi di noi di partecipare a viaggi di istruzione e visite alle sedi istituzionali di Strasburgo per il Parlamento europeo e Roma per il Senato della Repubblica. Abbiamo voluto documentare questi due momenti e ve li proponiamo in successione in questi due brevi servizi. Strasburgo di Beatrice Raso e Roma di Filippo Balistreri, Davide Vinciguerra, Sara Puleo e Angelica Russo.
Il viaggio di istruzione a Strasburgo, che abbiamo svolto dal 15 al 19 febbraio, è nato come evento conclusivo del progetto di educazione civica denominato Un giorno al Parlamento. Noi studenti delle classi partecipanti, quinta A, quinta C e quinta D del liceo classico e la quinta B del liceo artistico, abbiamo avuto modo di apprezzare i luoghi istituzionali dell'Unione Europea, visitando la sede del Parlamento Europeo nella città di Strasburgo, situata nella Francia orientale. Affascinante e culturalmente ricca, Strasburgo, capoluogo dell'Alsazia, è stata una realtà tutta da scoprire. Particolarmente interessante, il primo giorno, si è rivelata la visita al Parlamento, dove abbiamo potuto vedere con i nostri occhi l'emiciclo, una sede istituzionale che solitamente vediamo nei servizi telegiornalistici, che abbiamo potuto apprezzare soprattutto grazie alle preziose informazioni di Gian Battista, una guida che ci è stata assegnata e che ci ha spiegato il significato e il funzionamento dell'istituzione parlamentare, con alcuni riferimenti anche nella stessa ideologia strutturale dell'edificio, che in qualche modo intende richiamare l'idea romana del nostro Colosseo, ma anche alla storia e ai momenti essenziali della Costituzione del Parlamento. Dopo il momento istituzionale abbiamo dedicato il resto della prima giornata di visita a Strasburgo allo svago. Nel pomeriggio infatti abbiamo girato per il centro della città. Dopo una breve pausa in albergo, dopo cena siamo stati al Live Club, una discoteca molto carina che ci ha regalato belle emozioni, permettendoci di divertirci e godere della musica al meglio con un bravissimo DJ. Serata che è piaciuta particolarmente a tutti noi e che resterà nel nostro cuore. Durante la seconda giornata abbiamo girato ancora per le vie del centro storico di Strasburgo. Grazie alle esaustive informazioni ed aneddoti storici che ci sono stati riferiti da un'altra guida, abbiamo apprezzato ancora di più le tipiche case alsaziane in legno, che caratterizzano alcuni scorci del paesaggio alsaziano. Successivamente abbiamo visitato il quartiere caratteristico della Petite France, dove abbiamo assistito all'azionamento dei ponti mobili che sovrastano il fiume Il, che bagna la città. Ponti funzionali al passaggio dei numerosi battelli che attraversano il bacino, ma anche ponti coperti risalenti all'epoca medievale. Il giorno seguente, domenica 18 febbraio, la mattinata è stata dedicata alla visita del Museo dell'Opera di Notre Dame e al Museo delle Belle Arti. E se il primo ha attirato la nostra attenzione per alcuni dei resti che vi sono custoditi un tempo appartenuti alla Cattedrale di Strasburgo, testimonianza di una storia architettonica molto importante, il secondo ci ha permesso di apprezzare le meravigliose tele esposte, quadri di epoche, natura, tipologia e autori differenti che abbiamo scrutato dettagliatamente, assaporando la vera essenza dell'arte europea, prevalentemente francese ed italiana, del Settecento e dell'Ottocento. E dopo la mattinata dedicata alla cultura, abbiamo fatto un giro inedito nella città di Strasburgo attraverso una mini crociera a bordo di un battello. Esperienza memorabile per tutti, sia per noi studenti che per gli stessi insegnanti che ci hanno accompagnato, perché grazie a questa navigazione abbiamo apprezzato la bellezza della città di Strasburgo da un'altra prospettiva, che ci ha permesso di ammirare la parte periferica, con edifici più moderni accanto alle ottocentesche case borghesi. Apprezzare dal fronte fiume il Parlamento Europeo ha conferito al palazzo un fascino ancora più particolare. Lunedì 19 febbraio, ultimo giorno di visita in Francia, dopo la buona e abbondante colazione, siamo tornati, stavolta a bordo di un tram nel centro cittadino. Alcuni di noi hanno scelto di girare liberamente la città per comprare gli ultimi souvenir, altri invece hanno preferito visionare il funzionamento del meccanismo dell'orologio astronomico situato nella Cattedrale di Notre Dame. Esperienza particolarmente affascinante. Ma il momento ancora più bello è stata la visita sulle aguglie della cattedrale. Dopo la faticosa salita, che comprendeva più di 500 scalini, abbiamo ammirato un panorama mozzafiato, quello di Strasburgo dall'alto. Il momento del saluto finale ha suscitato in noi un po' di malinconia. Ripartiti in autobus da Strasburgo, abbiamo raggiunto l'aeroporto di Stoccarda e da qui, in aereo, abbiamo fatto ritorno in Italia. Ritornando nelle nostre case, rimane a noi la consapevolezza di aver vissuto dei momenti a dir poco indimenticabili. All'interno del progetto Un giorno da deputato, 37 studenti del Fazzello hanno avuto l'opportunità di visitare il Senato della Repubblica, una delle due camere che compongono nel nostro Paese il potere legislativo. Una possibilità che si è rivelata molto utile per comprendere il senso delle istituzioni, in particolare il funzionamento di un sistema parlamentare. Ad accogliere gli studenti al loro arrivo a Palazzo Madama è stato un funzionario che li ha introdotti nella sede del Senato, permettendogli anche di prendere posto negli scranni parlamentari. Ma perché la sede del Senato si chiama Palazzo Madama? Siccome lì dentro c'erano
le guardie appunto della regina, che venivano chiamate comunque le guardie della Madama. Inizialmente il palazzo si chiamava La Madama, poi successivamente è diventato Palazzo Madama. Questa visita ha permesso ai ragazzi di avvicinarsi alle istituzioni, al loro profondo significato civico. Durante la visita è stato anche spiegato loro il meccanismo della votazione dei disegni di legge che vengono esaminati. Un'esperienza unica, perché capisci effettivamente come lavora un senatore e il ruolo che svolge. E quindi voi avete anche sperimentato il sistema di votazione. Esattamente. La visita a Roma è stata anche una bella opportunità per vedere alcuni dei monumenti più importanti della capitale. In particolare il Colosso e il Pantheon mi sono piaciuti particolarmente. Della visita al Senato che cosa ti rimane? Mi è piaciuto molto il fatto che siamo stati tutti molto in silenzio ad ascoltare ciò che ci veniva detto. E alla fine diciamo ci hanno dato anche dei libretti della Costituzione che erano per tutti gli studenti ovviamente. Il gruppo di studenti che ha avuto la possibilità di partecipare a questo viaggio di istruzione è stato composto da alunni del liceo classico Tommaso Fazzello, del liceo scientifico Archimede di Menfi, del liceo artistico Bonachia di Sciacca. Noi studenti abbiamo avuto un ruolo significativo all'interno di due campagne civiche sul territorio di Sciacca. La prima, quella in favore di una migliore assistenza da parte dell'ospedale Giovanni Paolo II. La seconda, quella per invocare la riapertura delle terme. Su queste due manifestazioni vediamo questi servizi. Per l'ospedale Simona Castiglione, Ilaria Portolano, Naomi Russo. Per le terme Filippo Balistreri, Eleonora Ciulla, Sara Puleo, Angelica Russo, Davide Vinciguerra. Un corteo di protesta per una sanità migliore si è svolto a Sciacca il 10 novembre 2023. L'iniziativa è stata assunta dal Comitato Civico per la Sanità e sottoscritta da 19 sindaci della comunità di Agrigento. Obiettivo: sensibilizzare chi di competenza ad intervenire contro il malfunzionamento dell'ospedale Giovanni Paolo II. La manifestazione è giunta al culmine di un periodo nel quale l'assistenza sanitaria pubblica nel nostro territorio si è rivelata insoddisfacente nei confronti della comunità. Alla base della protesta, la diminuzione di operatori sanitari disponibili nelle corsie ospedaliere. Una realtà che ha determinato la chiusura o la riduzione dei livelli essenziali di assistenza di numerosi reparti. La indisponibilità dei medici e altri operatori sanitari ha rischiato, e continua a farlo, di far chiudere reparti salvavita, a partire dall'oncologia. Un'unità operativa a lungo costretta a lavorare con un solo medico, chiamato a sobbarcarsi tutte le necessità dei pazienti. Altri problemi hanno riguardato anche il reparto di ortopedia, che ha costretto l'amministrazione della sanità a rivolgersi a professionisti di ospedali palermitani pur di continuare a garantire le sedute operatorie. Anche l'urologia è un reparto in gravi difficoltà, ma l'elenco di disservizi riguarda quasi tutti i reparti. In tutto questo si inserisce anche l'emergenza delle lunghe liste d'attesa per visite ambulatoriali e specialistiche, che sempre più spesso costringono i cittadini a rivolgersi a cliniche private o a cercare cure presso altri nosocomi, anche fuori dalla Sicilia, con conseguenti disagi per i pazienti e le famiglie. Oltre ai sindaci, al corteo del 10 novembre, che si è rivelato particolarmente nutrito, hanno partecipato anche studenti, rappresentanti delle associazioni e dei movimenti e personalità della Chiesa. Oltre naturalmente a numerosi liberi cittadini, i quali, ancorché non aderenti ad alcuna associazione, hanno ritenuto ugualmente di scendere in piazza valorizzando, con la propria presenza fisica, il senso civico della manifestazione. Una manifestazione che ha rappresentato dunque un monito nei confronti della politica regionale, che ha la responsabilità della gestione della sanità, e dell'azienda sanitaria provinciale. Il Comitato Civico ha denunciato anche la fuga progressiva dei medici dall'ospedale pubblico verso strutture private. Ad opinione del Tribunale dei diritti del malato e dell'Associazione di solidarietà Capurro, solo trasformando l'ospedale Giovanni Paolo II in un'azienda territoriale autonoma dell'ASP di Agrigento sarà possibile risolvere il problema di una gestione, quella della sanità pubblica, che in molti definiscono agrigentocentrica, ritenendo dunque che anche a causa di vie di comunicazione stradale tutt'altro che ottimali, la distanza geografica dal capoluogo rappresenti un limite. Ad avvalorare la proposta della creazione di un'azienda ospedaliera di Sciacca e Ribera, anche la presenza all'interno del Giovanni Paolo II di una banca del cordone ombelicale, autentica eccellenza della sanità siciliana, l'unica presente nell'Italia meridionale. In definitiva, la sanità pubblica, come recita l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, rappresenta un diritto universale. Da qui il valore civico della manifestazione popolare del 10 novembre, che va nella direzione di pretendere delle autorità di governo un diritto alla salute più giusto. La popolazione è consapevole che solo un sistema sanitario pubblico ben strutturato può migliorare la qualità della vita delle persone, riducendo i tassi di mortalità.
Tante persone sono scese qui in piazza oggi a protestare per la riapertura delle terme, luogo ormai abbandonato da tempo e che potrebbe essere una grande risorsa per il territorio di Sciacca. Questo dimostra quanto i cittadini di Sciacca si stiano rendendo conto dell'importanza di questo luogo. Perché è importante manifestare per la riapertura delle terme di Sciacca? Ma sicuramente per un futuro dei ragazzi, noi che abbiamo dato per la nostra età, e noi partecipiamo sempre per il futuro dei ragazzi, sperando che qualcosa si risolva in qualche modo. Importante per voi giovani perché è una ricchezza unica, viviamo in una terra incredibilmente meravigliosa, le terme sono indispensabili ed è veramente un peccato che rimangano chiuse, e perché per voi può essere il futuro ed è, non è corretto che rimangano chiuse, dobbiamo fare il possibile. In bocca al lupo. Perché sicuramente è un volano di sviluppo non indifferente. Per noi, soprattutto che abbiamo la mia generazione che ha vissuto in parte la presenza delle terme, abbiamo toccato con mano e speriamo che presto questo possa ritornare prima possibile, perché attraverso la riapertura sicuramente avremo maggiore flusso turistico, ne potremo godere anche da un punto di vista sia economico ma anche da un punto di vista naturalistico. È scaturito dalla chiusura degli impianti termali risalente al 2015 il corteo di protesta che si è svolto a Sciacca lo scorso 6 marzo su iniziativa del Comitato Civico Patrimonio Termale. Manifestazione che si è svolta in concomitanza con il 9° anniversario della decisione dell'ente proprietario, la Regione Siciliana, di sigillare stabilimento, alberghi e stufe vaporose. Stabilimento curativo chiuso per ragioni economiche. Da quel momento in avanti sono stati diversi i tentativi dell'assessorato dell'economia di individuare un imprenditore privato a cui affidare i beni in concessione, attraverso bandi pubblici, che tuttavia sono andati regolarmente deserti. In 9 anni lo sviluppo economico ed il benessere sono stati negati alla città e all'intero territorio. Ci sono stati soldi spesi male, ma anche diritti negati. Numerose richieste sono state ignorate. Conseguenza, risorse naturali e patrimonio immobiliare sono stati abbandonati. Eppure la riapertura dello stabilimento termale produrrebbe innumerevoli vantaggi, come ad esempio numerosi posti di lavoro che potrebbero essere garantiti ai cittadini del territorio, al turismo e all'economia, dato che negli ultimi anni si sta sempre più sviluppando il turismo di benessere, soprattutto tra i giovani, che cercano luoghi dove potersi rilassare, come ad esempio centri benessere, spa e sale massaggio. Una storia a metà tra mito e realtà, quella che fa da contorno alle terme di Sciacca. Una storia dalle origini molto antiche legata al mito di Dedalo ed Icaro. Dedalo fu il geniale inventore che costruì le ali di cera che permisero a lui e al figlio di scappare dalla corte di Minosse, dove erano tenuti prigionieri. Così sorvolarono il Mediterraneo e raggiunsero la Sicilia. Una versione del mito narra che le grotte vaporose del Monte Cronio e le sorgenti termali catturarono la loro attenzione ed essi, riconoscendone l'uso curativo e terapeutico, ne adattarono l'ingresso con sedili scolpiti nella pietra. Un'altra leggenda narra che quando Icaro giunse a Sciacca, le sue ali di cera furono sciolte dai calori del monte. Il giovane precipitò nel Monte Cronio e il suo corpo si inabissò nel cratere delle grotte vaporose. Vi sono svariate tipologie di acque termali, sgorgono in diverse sorgenti ed hanno molteplici proprietà benefiche e curative. Le acque termali di Sciacca sono classificate in salso-bromoiodiche, sulfuree e ipertermali. Defluiscono ad una temperatura costante che supera i 50 gradi centigradi. Le acque salso-bromoiodiche stimolano il sistema endocrino e hanno un'azione antidolorifica, antinfiammatoria e cicatrizzante. Le sulfuree vengono usate in caso di problemi respiratori, cutanei e dermatologici. Si possono inalare o applicare tramite fango. Le ipertermali hanno proprietà antinfiammatorie e cheratolitiche. Storicamente furono i greci di Selinunte, attratti dalla fertilità del suolo e del mare pescosissimo, a scoprire l'uso terapeutico delle diverse sorgenti termali. Infine, dopo la prima guerra punica, sotto il dominio romano, la città di Sciacca prese il nome di Acqua Labodes. I romani sfruttarono non soltanto i bagni di vapore creati nelle acque termali e nelle grotte, ma anche le acque sulfure. Infine, con la dominazione araba nell'840 d.C., la città prese il nome di Sciacca, toponimo che deriva probabilmente dalla parola siacca, che vuol dire bagno, in riferimento alle acque termali, oppure da al-sacca, fessura, che si riferisce alle fessure del Monte Cronio. La prima prova scritta che attesta la presenza delle acque termali risale al 1200. Per la prima volta compare sulla tavola peutigeriana, un documento dove venivano segnati i luoghi di sosta dei messaggeri romani, il nome delle terme selinuntine.
Sciacca e le sue terme vissero un periodo di decadenza fino al 1800. Tra il 1928 e il 1938 fu inaugurato un nuovo edificio delle terme. Esse vantavano di reparti forniti di attrezzature terapeutiche all'avanguardia per diverse cure. È evidente come la chiusura dello stabilimento termale porti solamente a grandi perdite in campo economico, occupazionale e culturale al territorio saccense. La speranza di tutti è una possibile riapertura che costituirebbe una risorsa più unica che rara per le cure dei cittadini e non solo, e più in generale sarebbe fondamentale per la rinascita di Sciacca. Adesso occupiamoci di cultura. Il 2023 è stato l'anno del centenario della nascita di Italo Calvino, figura tra le più acclamate della letteratura italiana. A Sambuca si è tenuta un'interessante conferenza organizzata anche da UNITRE. Il servizio è di Leonardo Palmieri. A distanza di 100 anni dalla nascita di Italo Calvino, la sua produzione letteraria continua ad essere fonte di ispirazione per gli stessi scrittori contemporanei. Il caso, ad esempio, di Alessandro D'Avenia, che rende omaggio a Calvino sin dal titolo stesso del suo romanzo Ciò che inferno non è. Una figura, quella dello scrittore morto nel 1985, che continua dunque a rappresentare un punto di riferimento che incuriosisce e fornisce elementi di riflessione al centro di convegni ed incontri di studio. Uno di questi si è svolto nel Palazzo Panitteri di Sambuca di Sicilia, su iniziativa dell'UNITRE, che ha aderito a un appello formulato dallo scrittore Enzo Randazzo, che ha trasformato Le città invisibili, uno dei romanzi più importanti dell'autore, in una lectio magistralis. Sullo sfondo, i racconti che l'autore ambientò in una corte del 1280 e che furono pubblicati nel 1972. A conversare con il professore Randazzo è stata la docente Gisella Mondino, in un dibattito molto interessante coordinato da una delle docenti di UNITRE, Daniela Buonavia. Ne è venuta fuori una lettura critica non solo del romanzo preso in esame, ma anche dello stile letterario di Calvino, che ha suscitato l'interesse dei presenti all'interno della manifestazione. Questa iniziativa si è inquadrata all'interno di un programma culturale organizzato da UNITRE di Sambuca di Sicilia, presieduta da Giuseppe Oddo. Programma culturale che vede l'adesione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Cacioppo. Ancora cultura. Tra i viaggi di istruzione organizzati quest'anno, alcuni di noi hanno avuto l'occasione di visitare Napoli, Caserta e Pompei. Abbiamo documentato i momenti più salienti di questa opportunità. Vediamo il servizio di Simona Castiglione e Ilaria Portolano. Il viaggio di istruzione a Pompei, Caserta e Napoli, organizzato per le classi terze e quarte dell'Istituto Fazzello, è stata un'esperienza non soltanto formativa, ma che rimarrà impressa nella nostra memoria per diverse ragioni. La partenza è avvenuta nel tardo pomeriggio dal porto di Palermo, dove ci siamo imbarcati sulla nave della compagnia Grimaldi Lines, con destinazione il capoluogo campano. Arrivati a Napoli, abbiamo subito avuto l'opportunità di visitare il centro storico, tra il Duomo e i quartieri di Spaccanapoli, ammirando non solo gli aspetti culturali, ma anche quelli folcloristici della città. Il giorno successivo è iniziato con una visita al Belvedere di Sorrento ed è proseguito con un giro turistico all'interno della Reggia di Caserta, tra le sue stanze lussuose e i suoi meravigliosi giardini. Tra le bellezze che offre il palazzo abbiamo potuto ammirare l'affresco di Mariano Rossi, rinomato artista saccense, raffigurante il matrimonio di Alessandro Magno e Roxane, sul soffitto del salone di Alessandro. Il terzo giorno è stato inizialmente dedicato ad una visita guidata tra le vie di Pompei, suggestiva per la storia che permane ancora nel corso del tempo. La giornata si è conclusa con una passeggiata per una delle strade più importanti della città di Napoli, via Toledo, e dello shopping e diramazione principale per gli storici quartieri spagnoli e la Galleria Umberto I. Successivamente ci siamo imbarcati nuovamente presso il porto di Napoli per tornare a casa. Il viaggio è stato importante per noi studenti, anche perché per molti si è trattato del primo vero e proprio viaggio di istruzione dopo la pandemia. Di conseguenza ha permesso a molte classi di socializzare e vivere esperienze indimenticabili. Tra i temi al centro dell'attenzione in un territorio c'era sempre quello riguardante gli spazi e quello riguardante le opportunità di svago e di socialità per noi ragazzi. Su questi argomenti vi proponiamo un servizio di analisi e riflessione a cura di Vittoria Biondo, Federica Colletti, Eluana D'Aloisio e Valeria Piazza. Uno dei maggiori problemi del nostro territorio è la mancanza di strutture che agevolino, sotto forme diverse, iniziative di socializzazione e intrattenimento per noi giovani.
Ma Sciacca e il suo territorio cosa possono offrire? L'attrazione principale è sicuramente il carnevale, che è un momento di evasione positiva dalla realtà giornaliera, fatta di problemi e di notizie drammatiche. Infatti, attraverso la realizzazione dei carri allegorici, la composizione degli inni musicali e la creazione dei costumi, ciascuno può esprimersi e far emergere la propria fantasia. E così, ogni anno, durante i giorni di carnevale, Sciacca ospita un gran numero di persone, provenienti da diverse province della Sicilia e, in qualche caso, da alcune zone del resto d'Italia. Per noi ragazzi, quel periodo è sicuramente interessante, perché ci permette di creare nuove amicizie e vivere un momento di spensieratezza. Ma tutti sanno che il carnevale ha una durata limitata. È evidente dunque che questa festa da sola non possa sopperire alle necessità di noi giovani di disporre di momenti diversi di svago. Riteniamo in questo senso che sia utile in una società come quella di oggi offrire ai giovani ulteriori occasioni di comunità e di divertimento che non rischino di essere limitate nel tempo. E dire che il territorio offre alcune infrastrutture, purtroppo incomplete o non funzionanti, ma se fossero disponibili offrirebbero indubbiamente numerose opportunità. Suscita in noi particolare interesse la presenza di un teatro a Sciacca popolare, progettato dagli architetti Alberto e Giuseppe Samonà, una struttura tuttora chiusa che soltanto negli anni scorsi ha potuto ospitare alcuni eventi per poi tornare ad essere inutilizzato. A noi, studenti del Fazzello, viene concesso di seguire alcuni spettacoli teatrali attraverso viaggi di istruzione in luoghi dove teatri hanno una loro storia e dignità. È il caso di Palermo, sicuramente, con il Politeama o il Massimo. Ma per restare nei nostri dintorni è il caso anche di un comune piccolo, come San Luca di Sicilia, che è riuscito a proteggere dal degrado e a valorizzare il suo teatro L'Idea. Il ritorno al funzionamento anche del Teatro Samonà di Sciacca potrebbe rappresentare per l'intera popolazione, oltre che per noi ragazzi, una significativa possibilità di studio, oltre che di svago. Ma a Sciacca manca anche un luogo fisico di aggregazione giovanile, che permetta di mettere a confronto passioni e idee. Con il luogo di aggregazione giovanile non si intende certamente il pub, ma una struttura vera e propria che mette a disposizione dei ragazzi gli strumenti necessari a condividere opinioni, ma anche a fruire di spettacoli cinematografici o per chi è appassionato di musica, di piccoli eventi concertistici. Non solo, all'interno di una struttura del genere potrebbero essere interessanti auditorium o studi di registrazione per permettere ai componenti delle tante band presenti sul territorio di esercitarsi e di esibirsi. Anche dal punto di vista sportivo, il territorio presenta alcune lacune. Eppure lo sport ha un valore notoriamente educativo. Sicuramente lascia perplessi l'indisponibilità di un impianto sportivo come la piscina di Contrada Perriera, un'opera pubblica tuttora incompiuta e per la quale, peraltro, il Comune ha già fatto sapere che non sarà in condizione di gestirla. Ragione questa per la quale intende affidarsi ad una società privata. Questo evidentemente richiederà per i futuri fruitori il pagamento di un biglietto tutt'altro che modico. Gli sport al coperto possono tenersi all'interno del cosiddetto pallone tenda, struttura comunale a cui afferiscono le società di basket e di volley. Anche per il tennis esiste una struttura pubblica, che è il complesso Maniscalco, anche questo situato in Contrada Perriera. Tra gli sport emergenti c'è il padel, che vede ogni giorno in aumento il numero di praticanti, che possono allenarsi all'interno di impianti realizzati da imprenditori privati. Chi infine pratica l'atletica leggera può fare riferimento allo stadio comunale, ma sempre attraverso le polisportive che seguono le relative discipline, soprattutto la corsa, anche se in massima parte i runner si esercitano per strada. Tutto questo ci induce a domandarci se davvero l'ente pubblico non sia stato in grado di istituire e gestire delle iniziative dedicate ai giovani. Eppure, in diversi comuni, questi obiettivi sono stati ampiamente raggiunti. Manca dalle nostre parti una cultura della valorizzazione delle esigenze di noi ragazzi. E questo malgrado non sarebbe così complicato riuscire a centrare un obiettivo del genere. Solo a titolo esemplificativo, concludiamo facendo riferimento a quello che sta succedendo nel piccolo comune di Montevago, dove recentemente è stato ristrutturato l'anfiteatro comunale, per il quale si annuncia la prossima riapertura. Mentre tra i ruderi del vecchio paese distrutto dal sisma nel 1968, in estate si tengono regolarmente spettacoli teatrali e musicali. Ma non è tutto. L'intera area del vecchio paese è stata trasformata in installazione artistica permanente all'aperto, dimostrando come dalla tragedia del terremoto possa rifiorire la bellezza e la valorizzazione.
Ma la notizia sicuramente più interessante è che a Montevago si sta completando la ristrutturazione della città dei ragazzi, all'interno della quale saranno ubicate strutture sportive e spazi per proiezioni cinematografiche e attività musicali. A quando anche a Sciacca una città dei ragazzi? Concludiamo con un servizio che abbiamo dedicato al logo del Liceo Fazzello, selezionato nel corso dell'anno scolastico, che abbiamo utilizzato anche per la grafica del nostro giornale scolastico. A disegnarlo è stata Elisabetta Mulè, che Sharon Albino ha intervistato. Siamo qui con la realizzatrice del logo del Liceo Classico Tommaso Fazzello di Sciacca, Elisabetta Mulè, della classe 4C. Elisabetta, a che cosa ti sei ispirata per la realizzazione del logo? Allora, diciamo che ho preso spunto anche un po' su internet guardando qualche idea che potesse riguardare il liceo classico e ho deciso di rappresentare quelli che sono gli emblemi proprio della cultura greca e latina, come appunto la colonna greca e la corona d'alloro che indossano appunto i maggiori autori della letteratura. La realizzazione del logo del liceo è stata per te la prima esperienza? No, diciamo che comunque essendo appassionata di arte spesso disegno e mi occupo anche a livello grafico di qualche lavoro, ad esempio anche l'anno scorso avevo realizzato il logo del liceo classico che però non era, aveva vinto ma non era stato realizzato e messo sulle felpe. La grafica potrebbe diventare il tuo sbocco lavorativo futuro? Sicuramente comunque una grande passione che procederà nella mia vita, però essendo anche molto appassionata di filosofia proseguirò per quella strada. Questa edizione del nostro giornale scolastico si conclude qui. Da tutti noi grazie per averci seguito.